Quella di Carlo è la storia di un ragazzo abruzzese con diagnosi accertata del disturbo dello spettro autistico, ma è anche una storia emblematica di famiglie di pazienti autistici costrette a una lotta estenuante contro cavilli burocratici e sanitari che ingigantiscono problemi, peggiorando situazioni che spesso vivono di equilibri tanto preziosi quanto precari. Così la storia di Carlo diventa protagonista dell'interpellanza sull'autismo presentata e depositata dal consigliere regionale del PD Antonio Blasioli. Una storia di abbandono e di tecniche burocratiche fatte in modo per creare incertezza non solo nella famiglia nei confronti di un ragazzo autistico di 17 anni che da febbraio del 2019 viene sottoposto a una valutazione multidimensionale per cui viene richiesto il suo ricovero in una residenza specifica per lo spettro autistico. Non si muove nulla, la famiglia non sa che fare. Ad aprile del 2019, due mesi dopo, purtroppo un grave incidente di questo ragazzo, un incidente non volontario naturalmente, ma perché questo ragazzo non percepiva il pericolo. La famiglia risottopone nuovamente a visita questo ragazzo, ancora una volta viene richiesto un ricovero in una residenza specifica. Ancora una volta l'ASL non trova una residenza specifica per questo ragazzo nella nostra regione, ma è la famiglia a farsi carico di questa cosa. La cerca, la trova in provincia di Lecce, manda tutto all'ASL, l'ASL autorizza l'ingresso di questo ragazzo, momento straziante quello dell'abbandono di questo ragazzo che è sempre vissuto con la famiglia, ma questo ragazzo fortunatamente si abitua a questa struttura, fa anche dei passi avanti come dimostrano le relazioni mediche, ma l'ASL da subito dopo comincia a non pagare più questa struttura, avanzando tutta una serie di dubbi amministrativi. Noi vogliamo chiedere però che si ponga fine a questa situazione di incertezza per la famiglia e per questo ragazzo, trovando una soluzione tra la ASL di Chieti e quindi la Regione e la struttura in cui questo ragazzo è ricoverato, perché il primo di aprile, il karma vuole, il giorno prima della giornata nazionale per l'autismo, la famiglia riceve le dimissioni irrevocabili di questo ragazzo da questa struttura. E oggi siamo qui per presentare questa interpellanza, che non è soltanto un'interpellanza per Carlo, ma è una interpellanza che richiede un po' di fare luce sulla situazione di tanti altri ragazzi autistici. L'assurdità è che una famiglia che non ha mai sofferto l'autismo del proprio figlio, lo ha sempre affrontato con tanta forza e amore, nel momento in cui per la tutela del proprio ragazzo, che aveva posto in essere dei comportamenti molto pericolosi e gravi, si è appoggiata alle istituzioni, si è ritrovata con tanta incertezza, tanto dolore e tanta solitudine. Carlo ha bisogno di cure. Dal 26 febbraio è dimesso presso la struttura senza che la ASL, che ha fatto le sue contestazioni, abbia mai offerto una alternativa. Siamo di fronte a un'inadempienza perpetrata della ASL, che non è stata in grado per ben due volte di trovare una struttura. Ha affidato alla famiglia suoi compiti, la famiglia se li è presi con dignità, ha trovato un posto per Carlo, Carlo si è adattato ed ora è sereno. Questa bollicina di serenità ci sta scoppiando sulla testa e questo non è giusto.